Ciao a tutti gli amici arcani, oggi un video un po' diverso dal solito. A dire la verità, volevo fare un video su come avremmo preso residenza su Venere. Sapete che a me queste cose stuzzicano moltissimo. Però più che cercavo informazioni online e più che sbattevo contro delle stupidaggini fuori dalla ragionevole fantascienza, addirittura da fonti autorevoli. Quindi ho deciso di fare chiarezza e mostrarvi l'unica e sola verità possibile. Volete sapere se un giorno saremo in grado di abitare su Venere? La risposta non è scontata, naturalmente ve la do alla fine del video, ma non perché sono cattivo, ma perché in questo modo sarete in grado da soli di trarre le vostre conclusioni. Io vi andrò a elencare tutte le varie stupidaggini e follie che circolano in rete riguardo alla terraformazione di Venere. Se poi vi piace anche il video, un like e un commento non fanno certo dispiacere. Quindi non perdiamo tempo e poniamoci subito la prima domanda: perché proprio Venere? Qui voglio fare un veloce recap, dato che sono le classiche informazioni di base che trovate anche in altri video, ma che è bene aver chiaro per comprendere al meglio tutto il resto. Venere, il secondo pianeta più vicino al Sole nel nostro sistema solare, è un mondo di estremi. Con una temperatura superficiale media di 462 gradi, è il pianeta più caldo del nostro sistema solare, superando anche Mercurio, che è più vicino al Sole. Queste temperature estreme sono dovute al suo spesso strato di anidride carbonica, che crea un mostruoso effetto serra. La pressione atmosferica su Venere è 92 volte quella della Terra, rendendo le condizioni sulla sua superficie simili a quelle che si trovano a 900 metri sotto la superficie degli oceani terrestri. L'atmosfera di Venere è composta per il 96,5% di anidride carbonica, con nuvole e piogge di acido solforico. I venti in superficie sono deboli, ma a causa dell'alta densità dell'aria riescono a spostare le pietre, mentre nell'alta atmosfera raggiungono i 350 km orari, con picchi estremi sull'equatore. Un giorno dura 243 giorni terrestri. Questo è l'inferno, non c'è un altro modo per definirlo. Insomma, fa un caldo tremendo, piove acido altamente corrosivo, le nuvole stesse sono fatte di acido corrosivo, tira un vento infernale, un giorno dura quasi un anno, l'atmosfera è piena di CO2, pesa 90 volte quello che pesa qua, quindi ci schiaccerebbe un nanosecondo. Io mi chiedo, ma perché gli scienziati hanno anche soltanto speso del tempo a pensare di poter terraformare o abitare questo pianeta? Ci sono diverse ragioni per cui gli scienziati sono interessati a questo concetto. In primo luogo, Venere è il pianeta più simile alla Terra in termini di dimensioni, gravità e composizione rocciosa. Inoltre, Venere ha un giorno solare molto lungo che potrebbe fornire ampie opportunità per l'energia solare. In secondo luogo, la terraformazione di Venere potrebbe fornire preziose informazioni scientifiche. Ad esempio, potrebbe aiutarci a capire meglio come funziona l'effetto serra e come potrebbe essere mitigato. Inoltre, potrebbe fornire informazioni su come la vita potrebbe sopravvivere e prosperare in condizioni estreme. Infine, la terraformazione di Venere potrebbe avere implicazioni per il futuro dell'umanità. Se riuscissimo a terraformare Venere, potremmo essere in grado di fare lo stesso con altri pianeti, aprendo nuove possibilità per l'esplorazione spaziale e forse anche la colonizzazione. Quindi mi pare di capire che è proprio la voglia della sfida impossibile giustificata dagli studi scientifici. Lo so che vi stanno passando per la mente un sacco di domande, ma abbiate fiducia che adesso entriamo nel vivo e chiariamo tutto. Intanto facciamo chiarezza su una cosa: qua ci sono due progetti. Uno è terraformare Venere, quindi renderlo una seconda terra con aria respirabile, vegetazione e tutto il resto. Due, il progetto delle famose città volanti, le città quelle immerse tra le nuvole che sicuramente avrete visto in qualche altro video. Delle città volanti ne parlo dopo, adesso mi interessa entrare più nel merito del progetto di terraformazione. In realtà ce ne sono diversi di progetti, come ad esempio quello di usare dei raggi laser per scaldare il pianeta, ma qua si parla veramente del nulla più assoluto, quindi concentriamoci invece sul progetto, quello diciamo più accreditato e sul quale possiamo fare un minimo di ragionamento. La cosa più importante da fare
per iniziare è quella di togliere, trovare il modo di togliere dall'atmosfera di Venere tutta quella CO2 e disinnescare in questo modo il mostruoso effetto serra che caratterizza Venere. Questo, in teoria, provocherebbe una reazione, una serie di reazioni a catena che dovrebbero andare a migliorare la situazione. Quindi, per il momento, concentriamoci su questo, anche perché siamo ancora nel plausibile. Fate attenzione. La prima cosa che possiamo fare è raffreddare il pianeta. Per farlo è necessario inserire una serie di specchi ad una certa distanza tra il Sole e Venere in modo da riflettere la luce oltre l'orizzonte del pianeta. Si calcola che in questo modo la temperatura del pianeta potrebbe scendere a 31 gradi in soli 60 anni. A quel punto inizierebbe un enorme temporale globale che durerebbe 30 anni. Sì, perché a quella temperatura e a quella pressione che ancora non è diminuita moltissimo, la CO2 diventa liquida. Dopo 90 anni la pressione atmosferica scende a 70 volte la nostra e dopo 150 anni avremo solo 7 bar e una temperatura di meno 58 gradi. Una volta arrivati a meno 81 gradi, dopo 200 anni, gli oceani di CO2 che si sono formati congelerebbero, le piogge di anidride carbonica si trasformerebbero in neve e la pressione atmosferica sarebbe finalmente solo 3 volte la nostra. Tutto quello che rimane nell'atmosfera sarebbe praticamente solo azoto e qualche altro gas in concentrazione trascurabile. Avremmo davanti a noi una Venere coperta di neve e ghiacciai di anidride carbonica. E fino a qui ci può anche stare. In sostanza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a terra tutta la CO2, l'abbiamo fatta congelare e abbiamo ripulito l'atmosfera da tutto quel gran casino. Allora possiamo esultare? No, perché c'è ancora troppo freddo e buio perenne. Potremmo abitare qui in queste condizioni? Probabilmente sì, e per assurdo sarebbe anche l'opzione migliore. Infatti ci troveremmo su un pianeta roccioso con più o meno la stessa gravità della Terra e dove con una tuta pressurizzata e soprattutto una tuta termica potremmo anche fare due passi fuori. Ma il problema è che noi questo pianeta lo vogliamo terraformare, quindi a un certo punto va da sé che lo dobbiamo riscaldare. Ma capite benissimo che se lo riscaldiamo la CO2 congelata si scongela, ritorna un gas e quindi riparte l'effetto serra e abbiamo buttato via 200 anni. Quindi ecco la domanda delle domande. Come ce la togliamo dai piedi tutta questa CO2? Prima di rispondere a questa domanda voglio fantasticare un attimo su questo scenario perché a me stuzzica già la fantasia. Vi chiedo, voi cosa ci fareste su un pianeta congelato pieno di CO2 sotto forma di ghiaccio secco? Guardate. L'avamposto umano su Venere, noto come Venus Iceport, è un insieme di cupole geodetiche interconnesse, ognuna delle quali ospita una specifica funzione, abitazioni, laboratori, serre e così via. Le pareti trasparenti delle cupole permettono ai coloni di ammirare il paesaggio ghiacciato di Venere, un panorama di bianco brillante che si estende fino all'orizzonte. La vita quotidiana è un mix di lavoro, ricerca e convivenza. I coloni trascorrono le loro giornate lavorando nelle miniere di CO2, estraendo il prezioso gas congelato per essere utilizzato come propellente per i razzi. Questo lavoro è vitale non solo per la sopravvivenza della colonia, ma anche per l'intera economia spaziale, poiché la CO2 di Venere alimenta le missioni spaziali in tutto il sistema solare. Nonostante le difficoltà e i pericoli, c'è un forte senso di comunità tra i coloni. Si riuniscono per condividere i pasti, celebrare le festività e discutere delle ultime scoperte scientifiche. La comunicazione con la Terra è frequente, con aggiornamenti quotidiani e videochiamate settimanali con i cari rimasti a casa. Tra i coloni c'è un artista che crea sculture usando l'anidride carbonica congelata, dando vita a forme astratte e meravigliose. Ogni colono trascorre qui solo 584 giorni per poi tornare sulla Terra. Infatti Venere e la Terra si trovano nel loro punto più vicino, noto come congiunzione inferiore, circa ogni 584 giorni. Trascorso questo periodo, ogni colono affronta i 5 mesi di viaggio per tornare a casa a bordo dell'astronave Venus 1, che utilizza proprio la CO2 di Venere come propellente principale per fare avanti e indietro.
bellissimo. Io mi immagino che questa sia l'unica possibilità in cui possiamo ragionare su un modo per abitare su Venere. Quindi sì, un progetto scientifico, ma anche un avamposto minerario, come visto nel video, per chissà quali progetti stellari. Detto questo, passiamo ora alle brutte notizie. Se ricordate bene, il nostro progetto iniziale era quello di terraformare Venere. Ma vi dico subito che su Venere non c'è acqua e non c'è nemmeno idrogeno, che presumibilmente è stato spazzato via durante la fase di riscaldamento dai venti solari. Se vogliamo creare un'atmosfera, dobbiamo sì eliminare tutta la CO2, anzi non tutta, un pochino serve. Ma la seconda fase è quella di immettere un'enorme quantità di acqua. Questo serve per creare un ciclo dell'acqua, mitigare il riscaldamento globale e creare insomma un terreno fertile per poi anche pensare di introdurre cianobatteri per creare ossigeno e tutto quanto. Facile, no? Come facciamo? Adesso vi faccio vedere quello che hanno ipotizzato e di cui parlano in altri video con una leggerezza disarmante, e poi vi do un paio di dati che vi sbalordiranno e vi chiariranno per sempre le idee. State a sentire. La prima fase è quella di espellere il ghiaccio secco nello spazio. Potremmo accumularlo in orbita formando una piccola luna di CO2, oppure potremmo spararlo ad esempio direttamente su Marte, in modo da innescare sul pianeta un effetto serra e iniziare a riscaldarlo per poi tentare di terraformarlo. Per espellere il ghiaccio secco, un esercito di robot automatizzati lavora senza sosta tagliando blocchi di 100 kg di ghiaccio direttamente dai ghiacciai e dai mari congelati. Questi blocchi vengono trasportati verso il campo di fionde spaziali, che instancabilmente agganciano i blocchi, li accelerano con una forza di migliaia di G e poi li sparano nello spazio. Lì una flotta di navi robotizzate agganciano i blocchi e li accumulano nella Ice Moon, una luna artificiale orbitante che funge da riserva interplanetaria di anidride carbonica. Alcuni di essi vengono direzionati verso Marte per il nuovo progetto di terraformazione del pianeta. Nel frattempo, un'altra colonia robotizzata presente su Europa adotta lo stesso sistema per sparare verso Venere blocchi di acqua ghiacciata, che poi vengono fatti cadere sul pianeta, trasformandosi in pioggia durante la discesa. Col passare del tempo, Venere si riempie di oceani di acqua, si innesca un rudimentale ciclo dell'acqua che mitiga le temperature. La prossima fase prevede di ruotare gli specchi riflettenti per creare alternanza di giorno e notte sul pianeta, per poi concludere con l'introduzione di trilioni di cianobatteri che avviano la fotosintesi e rilasciano ossigeno costruendo piano piano un'atmosfera respirabile. Verrebbero introdotti alberi e vegetazione per velocizzare ancora di più questo processo, fino a quando, dopo secoli o molto più probabilmente qualche migliaio di anni, finalmente potremo toglierci il casco e respirare una nuova aria di casa. Ok, fine della teoria. Tutto bello per carità, però siamo fuori da ogni logica, adesso ve lo dimostro. Premetto una cosa, l'idea della fionda spaziale non è una cavolata, anzi esiste già. L'azienda si chiama Spin Launch ed è un'azienda che ha già testato questa nuova tecnologia per lanciare piccole capsule di 3 metri al di là dello strato più ostico, diciamo, dell'atmosfera. In pratica, come si vede dal video, agganciano la capsula contenente ad esempio un satellite, l'accelerano a 8000 km orari in un ambiente di vuoto quasi assoluto, altrimenti brucierebbe tutto per l'attrito con l'aria, e ad un certo punto sganciano la capsula che sfreccia verso l'alto. Appena passata la stratosfera, basta una piccola spinta per entrare in orbita. Questo evita tutto l'enorme serbatoio dei razzi che serve a staccare dalla superficie l'enorme peso del razzo, dal carico che portano, ma soprattutto dal peso del serbatoio stesso. Il problema è che questo sistema divora energia. Ricordiamoci, qua siamo in un ambiente buio dove non possiamo installare pannelli solari e quindi dobbiamo trovare altre fonti di alimentazione. Quindi sul Venere è un bel problema un'idea del genere. Sarebbe comunque già molto più plausibile su Europa, perché ha un'atmosfera molto sottile e quindi sarebbe molto più facile lanciare oggetti fuori dall'atmosfera. Ma ammettiamo per un attimo che tutte queste tecnologie funzionino benissimo e ricordiamoci che siamo già oltre la fantascienza qua, mi sono chiesto quanto ghiaccio secco di Venere dovrei espellere prima di importare quello di Europa? Ecco, fate attenzione.
sapendo che si ipotizza che l'anidride carbonica in atmosfera sia circa 480 milioni di miliardi di tonnellate, se io riuscissi ad espellere un blocco di 100 kg ogni 20 minuti nello spazio per espellere quasi tutta la CO2, ci impiegherei non meno di 1,820 milioni di miliardi di anni. Quindi, detto questo, direi che la terraformazione finisce qui, cioè non ha neanche più senso discuterne, qua siamo nella fantascienza della fantascienza. Non si parla neanche di ipotesi di un futuro lontano. Stiamo letteralmente parlando del nulla più assoluto, è come se stessimo aspettando che un domani gli asini volino. Magari quando inventeranno il teletrasporto potrebbe anche aver senso parlare, ma fino ad allora è tempo sprecato. Ma so che state pensando alle famose città volanti di cui tanti parlano. La NASA ha un progetto per questo, vediamolo un attimo. A dire la verità, teoricamente, sarebbe possibile stazionare a 50 km di altitudine dove la pressione e la temperatura sono le stesse della Terra. Il problema è che comunque ci sarebbero venti a 200 km orari che ti spingono addosso a nuvole di acido solforico altamente corrosivo. Ma anche se riuscissimo a trovare un materiale resistente a tutta questa corrosione, la domanda è: che cosa ci faremmo su queste città? Sì, perché alla fine da lì non ti sposti, quindi sarebbe soltanto un avamposto per studi scientifici, per studiare l'atmosfera di Venere. Non si parla quindi di una colonia che abbia lo scopo di ripopolare il pianeta, viverlo come qui sulla Terra, salvare la specie umana e tutto il resto. Qui si parla di un gruppo di persone sospese in aria a studiare l'atmosfera di Venere, a pregare che la struttura regga ai bagni acidi continui, ai venti impetuosi perenni. Ma non sarebbe meglio incanalare tutto questo sforzo per salvare questo di pianeta? Quindi ragazzi, fatevi la vostra idea sulla fattibilità della terraformazione di Venere. A mio avviso c'è poco da discutere se non per trasformarlo in un avamposto minerario come mostrato nel video. Quella secondo me è l'ipotesi ancora fantascientifica ma più plausibile che al momento esista. Ma voi ancora non siete convinti, quindi eccovi la ciliegina sulla torta che vi farà desistere definitivamente sull'idea folle di terraformare Venere. Oltre all'estremo freddo se lo avete congelato, o al caldo se invece non lo avete fatto, alle piogge di acido solforico corrosivo, ai venti impetuosi, al giorno infinito, al fatto che non c'è acqua da nessuna parte e alla speranza che il pallone non si buchi se vivete sulle nuvole, dovete fare i conti anche con i venti solari che colpiscono Venere in modo significativo, dato che Venere ha un campo magnetico ridicolo che non lo protegge a dovere, esattamente come Marte. E poi dovete considerare che i vulcani che hanno eruttato tutta questa anidride carbonica in passato non sono tutti spenti. Continuano ad eruttare e Venere ha una media altissima di vulcani per chilometro quadrato. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere. Se mi sono dimenticato qualcosa, se avete correzioni, suggerimenti o commenti da fare, sapete come farli. Quindi, detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e direi che sotto con i commenti ci vediamo al prossimo video. Ciao!